Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo. La crisi finanziaria ha messo in luce l'eccessivo potere che le agenzie di rating hanno avuto e possono avere sulla stabilità degli Stati. Il Parlamento Europeo in questi mesi ha lavorato a nuove normative atte a regolamentare e riordinare un settore spesso opaco. Leonardo Domenici, relatore del testo, ci spiega cosa cambierà nei prossimi mesi e quali sono le novità più importanti alla luce dell'accordo raggiunto tra Parlamento, Commissione e Consiglio. L'accordo con il Consiglio e la Commissione da parte del Parlamento europeo per una regolamentazione più stretta, più stringente sulle agenzie di rating è un fatto positivo. È positivo soprattutto se consideriamo il punto di partenza di questi negoziati. Raramente c'è stato un dossier come quello sulle agenzie di rating in cui il punto di partenza del Parlamento, più deciso, più determinato a imporre una regolamentazione, è stato così lontano dalla posizione molto conservativa e molto restia alle innovazioni da parte del Consiglio e quindi da parte dei governi europei. L'introduzione di norme più stringenti contro il conflitto di interessi, la diminuzione dell'eccesso di affidamento sui rating espressi dalle agenzie stesse, la necessità di introdurre normative più severe per quanto riguarda l'espressione di giudizi sui debiti sovrani, sono tutti aspetti importanti a cui si aggiunge la grande novità della responsabilità civile per i danni prodotti eventualmente dai rating delle agenzie. Ecco perché io ritengo sia importante, dal punto di vista politico, che in questo nuovo regolamento siamo riusciti a introdurre per la prima volta il principio che l'Unione Europea deve produrre una valutazione interna alle proprie istituzioni della affidabilità di credito degli Stati membri e soprattutto si apre la strada alla possibilità di realizzare e di costruire una agenzia europea del rating sui debiti sovrani. È un percorso ancora da fare, è un passo in avanti, ma ancora la strada da percorrere è lunga. La riforma della PAC e la questione delle quote latte sono state al centro delle proteste degli agricoltori che qualche giorno fa hanno manifestato a Bruxelles il loro disaccordo davanti alla sede dell'Europarlamento. Il presidente della Commissione Agricoltura Paolo De Castro è sceso in piazza per incontrare i manifestanti. Sentiamo da lui le ragioni della loro protesta. Noi comprendiamo le proteste degli agricoltori, degli allevatori, perché sicuramente si trovano in una situazione di grande disagio. Il costo delle materie prime sta crescendo, la soia oramai a 700 euro a tonnellata, il mais, il grano. Questo aumenta i costi di produzione, mentre, ahimè, i prezzi di vendita del latte o degli altri generi alimentari non sono aumentati proporzionalmente. Quindi abbiamo avuto un fortissimo schiacciamento dei redditi in tutte le zone dell'Europa, da qui la protesta. Certo, non condividiamo però anche alcuni atteggiamenti, ecco, buttare questo latte sulle finestre del Parlamento non è stato un atto che noi abbiamo apprezzato, in fondo il latte è anche un prodotto simbolo, noi abbiamo fatto tante iniziative come Parlamento Europeo contro lo spreco e non è stata una bella scena, così come a mio avviso c'è stato, forse lo dico per scherzare, hanno sbagliato palazzo, insomma mi pare che se c'era da manifestare preoccupazioni ed ansie l'avrei fatto nel Palazzo del Consiglio, perché qualche giorno fa proprio nel Palazzo del Consiglio si sono paventati tagli alla politica agricola comune, addirittura nella prima proposta di Van Rompuy di 25,5 miliardi di euro. Poi ce n'è stata una seconda di 17 miliardi, negli giorni scorsi Van Rompuy ci è venuto a dire che forse c'è ancora qualche piccolo miglioramento, ma stiamo sempre parlando di decine di miliardi di euro di tagli. Beh, forse è lì che bisogna concentrare la protesta verso i paesi, verso una visione intergovernativa dell'Europa, verso gli egoismi nazionali che tolgono spazio all'Europa, che invece sta cercando, anche con questa riforma della politica agricola comune, sta cercando di dare una risposta ai grandi temi del domani, produrre di più inquinando meno,
più attenzione all'ambiente, una proposta di greening che in qualche modo va nella direzione dei cittadini e dell'Europa che vogliono ovviamente un'agricoltura più attenta all'uso delle risorse, ma contemporaneamente però anche attenzione all'economia e al sociale, perché non ci dimentichiamo che oggi viviamo in un momento di crisi economica e forse l'unico settore in questo momento che ha fatturato in crescita, export in crescita e occupazione in crescita è proprio il settore agricolo alimentare. A 20 anni dall'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Parlamento europeo ha ricordato il loro sacrificio con la proiezione del film Il secondo tempo, diretto da Paolo Lidoni e dedicato alla memoria di Via D'Amelio e Capaci. Sentiamo il commento di Rita Borsellino e un ricordo personale di Roberto Scarpinato, procuratore generale di Caltanissetta. Si proietta oggi al Parlamento europeo il film del giovane regista palermitano Piero Lidoni. È un film, si chiama Il secondo tempo, è un film che riempie di emozione, racconta i 20 anni dopo le stragi in una chiave assolutamente differente, una chiave, è come se fosse Palermo che parla, Palermo che racconta quello che è accaduto, come l'ha vissuto, come ha reagito, come oggi. Io credo che questo sia il miglior modo di fare veramente memoria, non soltanto raccontare i fatti, ma raccontarli attraverso le emozioni che suscitano e che devono suscitare, perché un popolo che non riesce a emozionarsi davanti a fatti come quelli che sono successi a Palermo è un popolo che non saprebbe neanche reagire, non saprebbe soprattutto costruire un futuro vero. Uno dei ricordi più forti che ho di Paolo Borsellino è quello del 25 maggio del 1992, quando i feretri di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, dei ragazzi della scorta, furono portati all'interno del Palazzo di Giustizia. E c'era un fiume di persone che passavano commosse dinanzi a quei feretri. Io, Paolo e altri ragazzi del Pullman antimafia guardavamo in disparte. A un certo punto Paolo indicò quelle bare e ci disse: sappiate che questo è il futuro che ci attende. Io devo restare, voi siete giovani, avete il diritto di scegliere. E in quel momento io mi resi conto che Paolo aveva, come dire, l'assoluta certezza di essere una vittima designata, che ci invitava tutto sommato a riprenderci la nostra vita. E quando il 19 luglio mi recai in Via D'Amelio e mi chinai sul suo cadavere, quelle parole mi risuonarono nella mente. E mi resi conto che quell'uomo era stato veramente un eroe, perché la morte non l'aveva colto di sorpresa, lui l'aveva aspettata, l'aveva guardata in faccia e non aveva fatto un passo indietro, perché gli sarebbe sembrato di tradire la missione a cui aveva votato la propria vita e di essere un disertore. E questa è stata una lezione che mi ha segnato e mi ha dato la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili. L'esperienza delle associazioni che ogni giorno lavorano sui terreni confiscati alla mafia è una delle più grandi vittorie della società civile sulla criminalità organizzata. L'associazione Prima Persona ha organizzato una conferenza al Parlamento europeo per presentare il progetto Facciamo un pacco alla Camorra, creato dalla cooperativa Nuova Cooperazione Organizzata, che si occupa di vendere i prodotti agricoli coltivati proprio su quelle terre. Ecco il commento di Gianni Pittella, presidente dell'associazione Prima Persona e vicepresidente del Parlamento europeo. Abbiamo avuto il grande piacere, la grande gioia, anche forse l'onore, è stato anche molto commovente ospitare qui nella sede del Parlamento europeo i ragazzi e le ragazze della Nuova Cucina Organizzata, questa organizzazione che è nata ad Aversa, nel cuore dell'area infiltrata dalla Camorra, per lottare la Camorra e per gestire i beni confiscati alla Camorra, e ha dato vita a un ristorante, ha dato vita alle coltivazioni agricole, e ora ha lanciato questo progetto bellissimo che noi rilanciamo attraverso anche la nostra iniziativa qui a Bruxelles, cioè facciamo il pacco alla Camorra, cioè hanno fatto un pacco con i prodotti vinicoli, la mozzarella, i formaggi, che sono stati coltivati su terreno confiscato alla Camorra, e vendono questo pacco ovviamente a prezzi speciali e invitano coloro i quali devono fare i regali per Natale o per Pasqua a utilizzare questa modalità, perché in questo modo si fa vivere anche una compagine sociale, un'associazione sociale che dà tutto se stesso, tutto il suo cuore, il suo impegno,
almeno la sua intelligenza, a lottare in un territorio difficilissimo questa mala pianta che è la criminalità organizzata. Punto Europa termina qui, io vi do appuntamento alla settimana prossima, arrivederci.